da 2K c'è ex Illusion Softworks, ecco arrivare Mafia 2, sequel di questo action free roaming con qualche componente shooter e anche qualche componente adventure che spopolò diversi anni fa con il suo prequel. Una storia molto torbida, ricorda la lontana un GTA, anche se forse un po' più curato da un punto di vista dei dettagli. Noi abbiamo avuto modo di rivederlo, riprovarlo nuovamente, e quella che segue è quindi la nostra nuova videoanteprima. Avevamo lasciato Vito Scaletta qualche mese fa nella precedente videoanteprima, nel tentativo di uccisione di un capo famiglia rivale, e lo abbiamo ritrovato ora impegnato a far capire a un imprenditore in quali problematiche si può incappare se non si accetta la protezione sua e del clan. È stato quindi possibile assistere a una seconda presentazione di quello che è facilmente individuabile come uno dei giochi d'azione più attesi dai possessori di console next gen e PC, questa volta seguendo una missione ambientata d'inverno, con le strade di Empire City ammantate dalla neve e gli spostamenti in macchina resi difficoltosi dal manto bianco che sporca più o meno uniformemente la strada. Where you from, Henry? Sicily. Who brought you to the States? Mussolini. We'll buy you a ticket. Don't be a smartass, Joe. My father was a man of honor. And things got pretty bad for us after Mussolini came into power. My old man figured I'd either get drafted or locked up. So he sent me to America and got me a job working for Pimenti. So what happened to your father? He said he was too old to make the trip. La demo prende il via con Vito seduto dentro la classica tavola calda americana. Giusto il tempo di apprezzare la fedeltà degli ambienti per poi spostarsi all'esterno, entrare in macchina e guidare fino al luogo scelto per l'attentato. Fallito il piano, l'inseguimento prosegue all'interno di un palazzo adibito a magazzino, con scontri a fuoco a intervallare la progressione verso l'ultimo piano e la messa in mostra delle già citate meccaniche legate alle coperture e all'interazione ambientale. Una sessione ben fatta, anche se non particolarmente originale, seguita da alcune spettacolari sequenze precalcolate perfette per mettere in luce l'abilità nel costruire una narrazione avvincente. Si confermano quindi tutti i punti di forza e l'impressione positiva avuta dalla bontà dello scripting e dalla scelta di limitare la natura aperta tipica del genere, facendogli prendere una deriva più da action in terza persona classico. Per il momento non è possibile dire altro, aspettando la Gamescom di Colonia ad agosto, dove probabilmente Mafia 2 verrà finalmente presentato in forma giocabile. (Ride)
You should have thought about your wife before. I'm doing anything you want. Just don't kill me. Oh, for Christ's sake. Don Clemente sends his regards. Oh. Fuck. Please, don't make me do this. Fuck you. Sorry, you. Fuck. Henry, you okay? Where'd he hit you? Of course I'm not fucking okay. He shot me in the fucking leg! You're right. Son of a... It's bleeding all over the place. Get me to El Greco. The fucking painter? No, the fucking doctor, okay, you idiot. Take it easy. We're gonna get you there in a minute. The Greek guy lives up in Highbrook. Let's get you to the car. Oh, you're heavier than you look. That fuck. He almost shot my balls off. Take it easy. He missed him by a mile. Size of a fucking small dean, you're telling me it's under control? You're gonna have a hole in your head pretty soon if we don't get out of this. Vito, do fuck the cops! Do it, doctor, now!